Ciao a tutti ragazzi, qui Andrea di Marketing Design. Continuiamo il corso su PHP. Oggi andiamo a vedere come funziona la condizione switch e come andiamo a utilizzare gli operatori che abbiamo visto negli scorsi video, questi qua. Se non hai visto il video, te lo lascio qui sotto in descrizione, per andare a creare un calendario della raccolta differenziata. Quindi andiamo a mettere in pratica un po' tutto quello che abbiamo imparato finora nel corso e andiamo a creare un calendario che in base, cioè una pagina web che in base al giorno della settimana ti fa vedere se passano a raccogliere la plastica, l'umido o quello che è nella nostra città. Potrebbe essere un progetto reale che poi possiamo mettere online. Tutto questo qua che vediamo, tutto questo corso che stiamo realizzando è un estratto del corso Next Web Hero, dove ti insegno a realizzare siti web professionali. In 30 giorni mettiamo online il tuo primo progetto pro, dagli un'occhiata, link in descrizione. Bene, come funziona lo switch? Per farti vedere come funziona lo switch, prima ti devo far vedere qual è la sua logica. Qua mettiamo un bel switch, come titolo del nostro, così abbiamo, nella nostra pagina abbiamo un po' di spazio, ti metto anche un bel BR. E andiamo sostanzialmente a far vedere qual è la logica dello switch, cioè praticamente lo switch funziona come un if-else concatenato. Abbiamo visto l'if-else concatenato nello scorso video. Che cos'è l'if-else concatenato? È semplicemente un if-else che si ripete per n volte. Quindi se io qua per esempio ho una variabile colore che è uguale a rosso e voglio controllare questo colore può essere di diversi tipi, può essere rosso, giallo, verde, blu. Ok, io qui cosa faccio? Posso fare un if e poi concatenandolo con un altro else if per controllare, posso andare avanti con questo if else n volte fino a che non arrivo alla fine e gli dico semplicemente else. Ok, come funziona questa robetta qua? Devo prendere la mia variabile colore, if colore uguale a rosso, qua mettiamo un eco. Il mio colore preferito è rosso. Logicamente questa è una stringa, quindi dobbiamo metterla tra apici. Logicamente mi è partito un più qua che non ci serve a niente. E qua mettiamo rosso. Così possiamo controllare se è rosso, se è, cosa avevamo detto, giallo, verde, blu. Facciamo finta di non controllarlo, altrimenti non sei nessun colore. Ok, quindi possiamo mettere qua eco, non sei nessun colore. E poi qua mettiamo giallo e verde. Quindi questo qua cos'è? È semplicemente un if-else ripetuto 3 volte, 4 volte, ok? E logicamente se andiamo a vedere il risultato nel browser, il mio colore preferito è rosso, se qua metto verde, cambia il messaggio. Immaginate che nel codice capita molto spesso di avere strutture di questo tipo, cioè se una variabile è uguale a un valore, esegui questo messaggio, questo blocco di codice. Qua all'interno possiamo avere anche blocchi di codice belli grandi, eh? Immaginatevi un blocco di codice molto più lungo. Praticamente questa struttura qua, vedete che ho dovuto ripetere tante volte il codice è un po' ripetitivo. Come faccio a fare la stessa cosa con meno codice? Si utilizza lo switch. Quindi commentiamo qua. E voglio avere sempre i miei casi, cioè nel caso 1 fai questo, nel caso 2 fai questo. Come si fa? Si usa switch, così si apre e chiude la tonda, si apre e chiude la graffa. Diciamo, nella parentesi passiamo la variabile che vogliamo controllare e poi si mette case, nel caso sia rosso, aperta e chiusa rosso, due punti a capo e qua facciamo quello che vogliamo fare. Eco il mio colore preferito rosso. E poi cosa faccio? Gli dico di fare un break, cioè di stoppare l'esecuzione del codice, ok? Poi facciamo la stessa cosa, case, aspetta, indentiamolo bene se no non si capisce. Così era blu, no, era giallo e mettiamo giallo.
Nel caso sia giallo, mostrami questo messaggio e poi nel caso sia cos'era verde, verde. E poi come facciamo a dirgli che se non è nessuno di questi, cosa deve mandare? Si dice, se, cosa deve far vedere? Si definisce il caso di default. Default uguale. E mettiamo semplicemente echo. Cos'è che avevamo detto? Non sei questo qua, non sei nessun colore. Quindi il risultato di questa robetta qua è esattamente lo stesso. Due punti, due punti. Qua abbiamo fatto confusione perché qua c'è una roba in più. Ok. E così dovremmo esserci. Default. Qua me lo dà di un colore sbagliato perché non è scritto giusto. Ok. Default. Ok. Quindi così andiamo a vedere il risultato nel browser. Il mio colore preferito è giallo. C'è qualcosa che ha perché giallo giallo? Aspetta, vediamo un attimo. Logicamente mi dice che è giallo perché qua nel caso verde gli ho detto di dirmi che il preferito è giallo, ma se io qua metto giusto verde, rosso, giallo, verde, non c'è nessun colore, il risultato a livello di logica è esattamente uguale, però abbiamo scritto meno codice e soprattutto è anche più chiaro, no? Quindi come possiamo andare a utilizzare questa logica dello switch per fare un esempio reale e andare a definire il nostro calendario come abbiamo detto, cioè se sei nel lunedì fammi vedere che oggi passa l'umido, se sei nel martedì fammi vedere che passa il non so, il cartone, ok? Come facciamo? Dobbiamo innanzitutto avere una variabile che chiamerò giorno della settimana. Adesso scriviamolo in inglese perché di solito programmo in inglese, se no mi incarto. Facciamo day of the week uguale. Come facciamo a stabilire qual è il giorno della settimana? Possiamo utilizzare la funzione già pre-buildata in PHP, date, e qui dentro gli diciamo che vogliamo sapere solo il giorno della settimana, che è per sintassi, se volete andare a vedervi la documentazione di date, basta che digitate date PHP documentation su Google e qui avete tutta la documentazione di date. Dentro la funzione date, qua, no aspetta, qua, con le lettere gli passo, gli dico che valore voglio avere. Se usiamo la W, ecco vedete qua li avete tutti, la W in minuscolo, lui mi passa il numero, mi passa il numero del giorno della settimana, ok? Quindi se io qua faccio un echo di day of the week, praticamente oggi è martedì, dovrebbe passarmi, lui comincia a contare da 0, dovrebbe essere, no, scusate, comincia a contare i giorni del date da 1, anche se in informatica si incomincia a contare dallo 0, e praticamente lunedì è 1, martedì è il 2, infatti vedete che mi fa vedere 2. Una volta con questa informazione, che logicamente cambia dinamicamente in base al giorno della settimana, posso crearmi uno switch, quindi gli dico switch, e gli dico qui dentro day of the week, ok? Il numero che lui qua mi passa è un numero intero, quindi io posso fargli, posso dirgli case 1, anzi no scusate, sì, case 1, due punti, e gli dico echo, oggi è lunedì e passa l'umido. Qua facciamo l'escape logicamente di questo apice qua e poi faccio un break e stoppo. Quindi quando lui praticamente trova il caso 1, lui esegue questo e poi si ferma, non va a fare caso 2, caso 3, eccetera, no? Questa è la logica dello switch. Poi andiamo a vedere se caso 2 echo oggi è martedì e passa il cartone, la carta, diciamo. Ok. Poi andiamo avanti così per tutti i vari case. Lo so che è un po' ripetitivo, però ragazzi si fanno così i progetti veri. E mettiamo case 3,
Poi mettiamo case 4. Così. Perché mi prende anche lo spazio? Mannaggia, case 4. 5, 6, 7. Non voglio indentare niente. Quindi seleziono tutto e mettiamo tutto in line. E facciamo i case corretti. Quindi è 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi è martedì passa la carta, è mercoledì e passa il secco. Sto facendo cosa pasta veramente a Pavia, quindi potrei metterlo online su Pavia. Giovedì potrei mettere cosa passa oggi in differenziata Pavia. Leggero, che non so ragazzi, materiale leggero. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Sabato, domenica. E domenica cosa passa? Domenica non passa niente. Il sabato passa l'umido. Dobbiamo mettere l'escape, se no viene preso. E il venerdì passa il vetro. Ok, quindi fatto questo, salvo aggiorno, vado di qua e non viene eseguito niente. Vediamo un attimo cosa abbiamo sbagliato. C'è un typo, manca weak, cioè ho un errore di battitura qua, è weak. Quindi salvo, aggiorno, vengono eseguiti tutti. Andiamo a vedere un po' cos'è che cos'è che non va. Non ho messo i break e poi ho quando la tastiera per bloccare i comandi della tastiera per bloccare il video che mi spostano le righe del codice non è il massimo per la programmazione. Però vedete che non ho messo i break dopo ogni case, quindi lui quando becca il case esegue anche quello successivo perché non si ferma. Ok, tac, 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 salviamo. Andiamo a vedere. Oggi è martedì, passa la carta, perfetto ragazzi. Quindi vedete, adesso dovremmo per testarlo al 100% aspettare che passa il giorno 2. Possiamo simularlo, possiamo per esempio fare il giorno 3. Così. Oggi è martedì, aspetta, no, scusa, non qua. Il giorno 3 lo simuliamo qua. Ok, e se vado di qua, è mercoledì, passa al secco. Vedete che con la funzione PHP glielo passiamo in maniera dinamica. Logicamente io poi cosa posso fare per rendere questo tutto un pochino più carino? Posso chiudere qua PHP, aprire qua PHP e poi con l'HTML costruirci un layout attorno. Quindi qua possiamo mettere cosa passa oggi nella raccolta differenziata di Pavia. E poi qua possiamo mettere per esempio un P con oggi pasta, due punti, e poi andiamo a mettere il P che chiude qua. E quindi così abbiamo una struttura un pochino più, qua tiriamo via questo, un pochino più simile a un progetto finale. Poi logicamente adesso qua non vado a fare lo stile, no? Di tutto, però per farvi vedere che poi qua potete andare tramite HTML e CSS, andare a creare una vera e propria pagina web. Quindi, ragazzi, con questo abbiamo visto un esempio pratico dello switch. Ci vediamo nel prossimo video.